Buongiorno, sono Morgana, benvenuti a quest'oretta da passare insieme. Vi ricordo che potete usufruire del consulto interattivo chiamando lo 0773 49 35 35. Inoltre vi ricordo che noi al 49 35 35 c'è il primo consulto da noi, è sempre gratuito, quindi approfittate per chi non è ancora nostro cliente. E quindi vi aspettiamo, fate una domanda molto concentrata e mandateci un numero da 1 a 9, mi raccomando non numeri doppi, quindi da 1 a 9, io girerò le carte e in base al numero che voi avete scelto e vi darò la risposta. Poi per avere un consulto più approfondito potete chiamare il nostro centro, che siamo aperti tutti i giorni dalle 7 del mattino alle 2 di notte, facendo sempre lo 0773 49 35 35. Vi ricordo di nuovo che da noi il primo consulto è sempre gratuito, quindi approfittate di questa occasione. Siamo qui aspettando le vostre domande. Allora, abbiamo Sheila numero 8 per una vincita. Ok, mischio le carte. Beh, sicuramente è una situazione non positiva in questo momento, quindi non è molto probabilmente il periodo propizio per le vincite. Modi numero 4 per la fortuna. 1, 2, 3 e 4. Beh, sicuramente con la perseveranza e l'affermazione qualcosa puoi vincere. Per te un po' sono un po' più positive le carte. Allora, ringraziamo Alessandro che ha donato. Grazie Alessandro. E chiede, Federica è ancora innamorata di lui e se ritorna? Numero 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Allora, sicuramente Federica è ancora innamorata di te. Quindi da quello che vedo una situazione in cui sicuramente c'è una situazione di chiarimento, perché ho le parole. Quindi un qualcosa che devi andare a chiarire. È un po' arrabbiata, è un po' delusa da qualcosa che tu hai fatto o gli hai detto. Quindi sicuramente c'è il ritorno, ma ci sono delle cose che dovete andare a chiarire. Esmeralda numero 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Non ha fatto domanda Esmeralda, giusto? Ok, mi esce una situazione di successo e trionfo, quindi qualsiasi domanda tu hai pensato è un periodo positivo, quindi una cosa, una carta molto positiva. E Michele chiede se tornerà insieme a Nevenka, numero 4. 1, 2, 3, 4. Per adesso ti dico no, c'è una situazione di fermo, quindi una situazione in cui lei scappa. Lina Falanga chiede se sarà fortunata al gioco, numero 3. 1, 2 e 3. Ma c'è una piacevole consolazione, quindi in qualcosa puoi vincere, ma di certo non ti cambia la vita. Anna Maria, numero 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. C'è una situazione poco chiara, c'è l'ambiguità, c'è la falsità vicino a te, quindi in base alla domanda che tu hai pensato sicuramente non è un periodo positivo, ci sono delle persone poco sincere vicino a te. Cristina numero 5. 1, 2, 3, 4 e 5. C'è la falsità, c'è il tradimento, c'è qualcuno che osserva forse i tuoi movimenti, i tuoi cambiamenti, quindi vedi come muoverti. Allora, Laura, ci sarà una conoscenza seria in amore? Numero 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Beh, io ho la carta dell'amore, quindi ti dico sicuramente sì, anche a breve, quindi in un tempo non lontano. Lina, devi commentare con un numero. Vi Cristina, vai, 5. 2, 3, 4, 5. Sei orgogliosa, a volte appari troppo vanitosa e guardi solo la facciata, Cristina. Mi stavo ricordando i nostri numeri, 0773.
49 35 35 per usufruire di un consulto interattivo. Mandate una piccola domanda e un numero da 1 a 9. Marilena chiede se Marco riscriverà entro questa settimana. Numero 4. 2, 3, 4. Beh, c'è una situazione di cambiamento, c'è una situazione di squilibrio, ti dico sicuramente c'è, il cambiamento è una ripresa, una comunicazione ti dico molto probabilmente non è nel tempo che ti aspetti. Allora, Lina chiede, troverà l'amore di nuovo, numero 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sicuramente sì, ma non subito. Cambio il mazzo delle carte, prendiamo le energie del bosco, intanto che vedi do una mischiata, così e vediamo che cosa ci dicono. Lori Forever, ciao, riuscirò a cambiare lavoro? Lori, ci devi mandare un numero? Mi raccomando, ricordate il numero vicino, esatto, alla domanda. Ci sono molte domande senza numero. Perché sennò non posso girare le carte. E mi raccomando, donate perché abbiamo un obiettivo da raggiungere. Mi raccomando. Emanuela, tornerò insieme a Giuseppe, numero 5. Qual è il nostro obiettivo oggi? Abbiamo i cuori e i profumi. Ok. Numero 5? Sì. 2, 3, 4 e 5. Provaci senza avere paura, quindi molto probabilmente devi usare tu, devi fare tu un passo. Laura per un nuovo amore, numero 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Cerca di capire cosa vuoi per davvero, quindi un nuovo amore sicuramente sì, ma devi avere le idee più chiare su quello che puoi ottenere. Allora, ringraziamo Franca che ha donato, okay, e chiede, avrà una vincita numero 3? 1, 2, 3. Allora, sicuramente ci sono degli ostacoli, è arrivato il momento di cambiare alcune cose, quindi dal momento che parli di vincita forse non sono giusti i numeri che giochi. Per ottenere quello che vuoi devi schiarirti le idee, quindi devi capire che cosa vuoi, perché tu giochi molto probabilmente in varie cose, concentrati su una cosa soltanto. Sonia chiede, troverò l'amore numero 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non lasciare niente in sospeso, ci dice la carta, quindi sicuramente lo trovi, però devi essere meno esigente. Laura chiede se avrà un nuovo amore, numero 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sicuramente sì, perché non c'è nulla da temere, mi dice la carta, quindi troverai la persona che fa per te. Ringraziamo Luisa Caputo che ha donato e chiede se supererà l'esame che dovrà affrontare, numero 5. Ok, grazie Luisa. 1, 2, 3, 4 e 5. Allora, intanto mi esce la carta della semplicità, quindi il primo ostacolo sei tu, quindi molto probabilmente le tue paure. Sei sulla strada giusta, prosegui, perché è arrivato il momento della felicità, quindi di realizzare le tue aspettative, i tuoi sogni, però devi capire che cosa vuoi fare davvero. Ricordati che puoi sempre riuscire nei tuoi progetti, quindi ti dico sicuramente sì. Richard chiede, tornerò con la mia ex, numero 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hai bisogno di spazio, quindi devi forse pensare un po' più a te. C'è una situazione di ripresa però, quindi ti direi sì. Laura e Marco, conviveremo per Natale o gennaio, numero 5. 1, 2,
2, 3, 4 e 5. Da quello che vedo ti dico c'è la serenità, quindi ti direi se non è Natale è Pasqua, però in un tempo breve ti dico sì. Un attimino. Vi ricordo intanto i nostri numeri 0773 49 35 35 e a questo numero risponde anche il nostro centralino che potete usufruire del primo consulto gratuito. Vi ricordo che siamo aperti tutti i giorni dalle 7 del mattino alle 2 di notte, compresi sabati e domeniche, quindi siamo sempre qui a vostra disposizione. E mi raccomando, per un consulto interattivo mandate una piccola domanda con un numero da 1 a 9. Daphne chiede, Marco tornerà da Barbara numero 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Da quello che vedo ti dico molto probabilmente no, non adesso perlomeno. Quindi ti direi più no che sì. Ornella, troverà un nuovo lavoro numero 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Beh, direi di sì. Trovi un nuovo lavoro, però devi essere più determinata a muoverti. Marilena chiede se Marco riscriverà entro questa settimana, numero 4. 1, 2, 3 e 4. Da quello che vedo ti dico molto probabilmente no. Angelo Caputo chiede un attimo, lavoro, miglioramento nei prossimi mesi, numero 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Sicuramente c'è un cambiamento per te in positivo perché va a darti le soddisfazioni. Vi ricordo inoltre di donare per aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo, che possa essere un cuoricino o possa essere il profumo. Ringraziamo Franca perché ha ridonato. Grazie Franca. E chiede se arriva l'amore per lei o un ritorno dal passato, numero 7. Ok, allora prendiamo queste, vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Allora, tu sicuramente stai aspettando questa persona del passato che sicuramente torna, perché c'è la casa, quindi la casa è la stabilità di coppia, ci sono le notizie, quindi le prossime novità, però per il ritorno devi avere un po' di pazienza, perché a me mi esce la carta dell'ansia, quindi come se le tue aspettative portano ritardo, quindi ti dico sicuramente arriva, però in un tempo molto probabilmente più lungo di quello che tu pensi. Lina chiede se troverà un nuovo amore, numero 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Beh, da quello che vedo ti dico, sei un po' in abbattimento morale, sei un po' delusa dalla vita, molto probabilmente ti dico sì, ma devi essere un po' più positiva. Letizia chiede se Dario la ricercherà, numero 7. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. C'ho la realizzazione, c'ho l'allegrezza al cuore, ti dico sicuramente sì, va a cercarti e va a rimettersi in gioco nei tuoi confronti. Alessia chiede se Alessia e Andrea avranno un secondo bambino, numero 6. Non possiamo parlare di gravidanze, Alessia, quindi non posso risponderti a questa domanda. Allora, 777 chiede, sto insieme al mio ragazzo da quasi un anno, rimarremo insieme, numero 3. 1, 2 e 3. Sicuramente è una persona importante. Vedo una situazione di continuità, quindi ti dico sicuramente sì. Ah, ok, quindi rigiro altre tre carte. Sì. Ok. Ti riconfermo quello che ti ho detto, c'è una situazione di continuità, anche se tu a volte mi esci con la carta della vedova, quindi come se in realtà non ti senti realizzata in questo percorso. Però vedo una situazione di continuità, vedo una situazione in cui ci sono delle cose che dovete chiarire ma che riuscirete a risolvere.
Claudio anche ha donato e grazie. Chiede se entreranno soldi prossimamente. Numero 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allora, sicuramente non è un periodo positivo per quanto riguarda le entrate finanziarie per te, perché vedo una situazione di ostacoli, vedo una situazione di impedimenti, quindi molto probabilmente non è come tu ti aspetti, non è un periodo molto positivo per quanto riguarda le finanze. Simona chiede se viene a pentimento il dialogo con Salvatore. Ah, Simona, non ci hai dato un numero però. Mi raccomando, un numero da 1 a 9. Paola, no, numero a una cifra sola. Devo mettere dei numeri doppi, mi raccomando, da 1 a 9, ragazzi. Elena chiede se Robert ritorna da lei, numero 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. È tormentato, ci sono stati dei contrasti, però ti dico sì, molto probabilmente sì, c'è la gelosia, quindi che c'è un interesse nei tuoi confronti, nonostante i contrasti. Maria Rosaria e Giuseppe, ci sarà un incontro numero 4. 1, 2, 3 e 4. Ma ti dico sì, perché mi esce il successo, il trionfo e la vittoria. Anche a breve ci sarà un incontro tra di voi, un incontro chiarificatore. Ringraziamo per la donazione. Allora, ringraziamo Franca per la donazione, vuole sapere se cambierà lavoro a breve, numero 9. Grazie Franca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Allora, c'ho le buone notizie e c'ho le novità. Quindi ti dico, sì, c'è un cambiamento a livello lavorativo, ma non è immediato. Quindi ti dico, molto probabilmente ci vorrà l'inizio dell'anno nuovo per una situazione di cambiamento per te a livello lavorativo, non è immediato. Ah, ringraziamo ASSFG che ha donato e grazie. Vuole sapere se Giorgia ha novità in amore numero 8. Se Giorgia ha novità in amore numero 8. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Allora, sicuramente hai novità da quello che vedo, perché mi escono i messaggi, mi escono le prossime notizie, quindi ti dico sicuramente sì. Tu sei molto combattuta, perché molto probabilmente hai dei rimpianti del passato, hai delle delusioni. C'è una situazione in cui sicuramente c'è una nuova rinascita per te, ma non è immediata. Da quello che vedo ti dico devi avere ancora un po' di pazienza. Franca, la ringraziamo che ha ridonato e grazie, chiede Franca. Se cambierà il lavoro, numero 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Allora, c'ho l'affermazione sui guadagni vicino ai regali, quindi i regali sono cose positive. E c'è anche il denaro, quindi ti dico, sicuramente andrai a cambiare, però mi esce una situazione di attesa. Quindi ti dico, sicuramente c'è una situazione di cambiamento, però mi esce anche come se fossi, tu fossi un po' combattuta, quindi molto probabilmente avrai due opportunità in cui ti troverai a dover fare delle scelte, ma devi essere molto prudente perché una non è molto positiva. Ringraziamo Barbara che ha donato. Grazie Barbara. E ci chiede solo il numero 8. Ok, non ci fa una domanda. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allora, io ho una sorta di delusione vicino alla casa che va poi a cambiare perché c'è l'allegrezza al cuore. Ci sono state delle contrarietà, dei malintesi, molto probabilmente collegati a qualcosa di economico, perché mi esce il guadagno e il denaro. Ci sono state delle incomprensioni, ma c'è una situazione di miglioramento, perché c'è il vecchio, il saggio, quindi una persona di esperienza che in qualche modo va a darti dei consigli positivi. Non so se è troppo generica, ma se vicino ai numeri mettete una piccola domandina posso essere più precisa. Ah, ringraziamo Simona che ha donato e chiede se viene a pentimento il dialogo con Salvatore, numero 7. Grazie Simona, 1, 2, 3,
4, 5, 6 e 7. Allora, il pentimento dei dubbi, perché io vedo la fermezza, quindi lui molto probabilmente è fermo nella sua posizione nonostante il sentimento che ha nei tuoi confronti. Il chiarimento ti dico sì perché ho gli eventi favorevoli. Non fidarti però di questa persona perché mi esce una situazione di falsità, quindi devi essere più prudente. Ringraziamo anche Loredana e grazie, chiede Loredana. Se Loredana e Mohamed avranno un futuro insieme, numero 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Allora, nonostante le avversità, nonostante gli ostacoli, io ti dico, c'è una situazione di sentimenti, quindi di base c'è un sentimento. Però c'è una situazione di pericolo, quindi un qualcosa che non è molto chiaro. Io non so se lui ha delle problematiche con la legge o ha a che fare con la legge. Sicuramente c'è una situazione di futuro insieme, però mi esce una situazione in cui devi valutare bene alcune delle cose. Però per capire bene bisogna che fai un consulto più approfondito, perché ci sono delle cose che dobbiamo vedere e non mi sembra il caso di parlarne in diretta. Allora, Valentina chiede cosa pensa Angelo di lei e ha donato. Numero grazie. 9. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Allora, Valentina, intanto ti dico, a lui piace tantissimo perché mi esce una situazione di attrazione e di passione. Sicuramente ti vede come una donna posata, una donna affidabile, una donna seria, però ti vede anche un po' boriosa. Quindi forse devi tirartela un po' di meno. Le probabilità che ci possa essere una situazione di avvicinamento ci sono, perché c'è la carta dei sentimenti, però è come se tu sei distante da lui a livello di modo di porti, come se gli metti suggezione. Tanto mischio le carte, vi ricordo i nostri numeri, 0773 49 35 35. Marilena chiede se manca Marco, numero 4. 1, 2, 3 e 4. Beh, sicuramente sì, mi esce il rimpianto, quindi mi esce una situazione di nostalgia, ti dico assolutamente sì. Però è molto orgoglioso per fare dei passi ancora e non è pronto. E Barbara Dedan ha donato. Grazie. E ci chiede la situazione economica lavorativa, numero 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Allora, sicuramente è una situazione non florida, anche se c'è un piccolo miglioramento. Per avere dei risultati positivi, molto probabilmente ci vuole l'anno nuovo, però, perché non lo vedo immediato. Ci sono delle difficoltà, è come se devi prestare attenzione a certe spese. Diciassette chiede, troverò un nuovo amore o Marcello ritornerà da me? Numero 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Allora, sicuramente c'è tanta confusione in te, perché non sai se vuoi il nuovo amore o se vuoi il ritorno. Avrai entrambi, molto probabilmente, ma devi fare prima chiarezza con te stessa. E Marzia per un nuovo lavoro, numero 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Allora, diciamo che in questo momento non sei nella posizione di poter avere altre situazioni, quindi mantieni se ne hai uno in questo momento. Mari ha donato, chiede Daniel e Mariam, ci sarà un ritorno di coppia numero 9. Grazie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Allora, da quello che vedo ti dico, intanto mi esce l'innamorato, quindi sicuramente il sentimento c'è, c'ho gli eventi favorevoli e c'ho l'allegrezza al cuore, quindi sicuramente di base c'è la voglia di rimettersi in gioco e c'è la casa è la stabilità della coppia, quindi dico sicuramente c'è un ritorno, però ci sono delle cose che forse non avete chiarito abbastanza, quindi delle cose che dovete confrontarvi e chiarire. Marica numero 2 ha donato. Grazie. Non senza nessuna domanda, quindi. Cioè numero 2. 2. 1 e 2. Allora, mi esce una situazione economica che molto probabilmente ti preoccupa. Da quello che vedo ti dico è una situazione in cui devi essere parsimoniosa, mi dice la carta. Angela chiede come andrà l'anno scolastico del figlio, numero 3. 1, 2, 3. C'è una situazione di limitazione, c'è una situazione di blocco, quindi molto probabilmente non come tu vorresti. Luca chiede se Anna ritorna con lui, numero 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ma sicuramente è una situazione di attrazione fisica, ma non è innamorata questa donna. Dimitri che ha donato. Grazie. Voleva sapere se troverà l'amore a breve, numero 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Allora, intanto c'ho la fortuna, il successo, il trionfo vicino all'innamorata, quindi ti dico sì, hai sicuramente avuto un trascorso che ti ha fatto soffrire, molto probabilmente ti troverai a dover fare una scelta tra due uomini, uno più giovane di te e uno un po' più grande di te, quindi dico sicuramente l'amore arriva e non rimarrai sola. Ringraziamo Mari che ha donato e chiede cosa prova lui per lei, numero 7. Ok, vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Allora, c'è una situazione di sentimenti, quindi c'è l'unione, il legame, ti dico sicuramente prova un sentimento per te, però c'è la disgrazia, quindi una situazione di ostacoli, di confusione, di contrarietà, di malintesi. Quindi sicuramente è una situazione in cui ci sono comunicazioni, c'è un ritorno, c'è una ripresa, quindi ti dico sicuramente è una situazione che devi valutare bene. Rispondiamo al mondo di Sara 88 che ha donato, la ringraziamo. Grazie. Vuole sapere tra lei e Jacopo come sarà. Numero? Ci dà la carta numero 10, però 9. In effetti dobbiamo chiedere. Da 1 a 9, rimandaci il numero. Perfetto, aspettiamo che ci manda il numero. Nel frattempo ringraziamo Claudio per la donazione. Grazie. Chiede se Marco avrà entrate finanziarie, numero 8. Ha donato lui? Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Beh, io ho la fortuna vicino ai denari, quindi gli dico sicuramente c'è un'entrata economica positiva, quindi un cambiamento per te in meglio. Il mondo di Sara ci ha dato il numero giusto, il numero 7. Rispondiamo anche a lei. Sì, mi rifai la domanda per favore? Sì, vuole sapere tra lei e Jacopo come sarà. Ok, 7. Il destino di una storia d'amore. Ok, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Allora, diciamo che mi è uscita la carta del vedovo vicino alla vedova, quindi una situazione in cui ci sono tanti malintesi, tante incomprensioni, quindi una situazione in cui c'è un senso di solitudine in questo rapporto e di tristezza. C'è la carta dell'incontro e del chiarimento, quindi dovete chiarire molte cose in questo rapporto e alla fine c'ho l'allegrezza al cuore, quindi una situazione che sicuramente vi porta a riunirvi e a risolvere almeno in parte i problemi che avete. Natalina chiede se tornerà al vecchio lavoro, numero 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ma io ho eventi favorevoli, una situazione di serenità, ti direi sì, non so dirti quando, però sicuramente tornerai. Mary, che ringraziamo che ci ha donato, vuole Grazie. Sapere se ci sarà un chiarimento a breve con la carta numero 9. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
5, 6, 7, 8 e 9. Allora, in un tempo brevissimo questo chiarimento molto probabilmente non c'è, perché c'è l'intromissione di altre persone che in qualche modo vanno ad ostacolarlo, quindi ti dico molto probabilmente no. Invitiamo Marica a rifarci la domanda, così gli rispondiamo. Rita chiede se ritornerà nel suo paese, numero 4. 1, 2, 3, 4. Beh, c'è il viaggio, il cambiamento, ti dico assolutamente sì. Ringraziamo Antonio Maradona e lo invitiamo a darci il numero e la domanda. E Mari chiede cosa prova per lei, numero 7. 1, 2, 3. 5, 6 e 7. Ma c'è una situazione di conflitti, c'è una situazione di sofferenza, quindi c'è delle aspettative che molto probabilmente non arrivano, quindi ci sono delle cose che molto probabilmente non so chiare. Hertz 208 vuole sapere, io e Martina come va? Vedi a breve un bimbo insieme? Al bimbo non possiamo rispondere. E aspettiamo che ci dà un numero. Nel frattempo andiamo avanti con il numero 8, Antonio Maradona, tra lui e Jessica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Beh, c'è una situazione di eventi imminenti positivi, quindi una carta bellissima. E David ha donato, la ringraziamo. Grazie. Andrea è conosciuto su TikTok e mi sta seguendo molto, non mi fido. Mi chiederà dei soldi? Vuole la carta numero 7. Ok. Ha donato, mi hai detto? Sì, sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Allora, intanto mi esce la prudenza e la riflessione. Mi escono i dubbi e le incertezze. Sicuramente è molto incuriosito da te. Non c'è una situazione di denaro, quindi ti dico molto probabilmente i soldi non te li va a chiedere, però il gatto mi fa vedere una situazione di una persona poco chiara, quindi una persona che fa lusinghe ingannevoli, mi esce la prudenza, quindi sicuramente devi essere prudente, è incuriosito, è affascinato e non vedo denari, quindi sicuramente i soldi non te li chiede, vorrà conoscerti meglio sicuramente. Invitiamo Alessia a rifarci la domanda. Ah, eccola, ce l'ha mandata adesso. Vuole sapere se Pasquale tradisce. Numero 7 la carta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ma da quello che vedo ti direi no. Michele Silvestro chiede se torneranno insieme. Numero 4. 1, 2, 3 e 4. C'è un cambiamento di posizione. Quindi molto probabilmente no. Marica, che ha donato, vuole sapere com'è andata la visita di Emilio con la carta numero 3. La visita? Se è una visita, se è medica non possiamo rispondere. Numero 3? Sì. Ha donato? Sì. 2 e 3. Ma io vedo dei messaggi sicuramente positivi. Vedo una situazione di qualche ostacolo, però situazioni che poi alla fine vanno a risolversi, anche se la prima carta è positiva. Roberta chiede se ci sarà una fortuna economica, numero 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Beh, c'è un nuovo inizio, una ripartenza, quindi ti direi potrebbe esserci un'entrata di denaro. Ariel numero 5. Senza domanda? 1, 2, 3, 4 e 5. È arrivato il momento di cambiare le cose, Ariel. Marica ti ha donato. Grazie. Vuole sapere se Mario è interessato a lei con la carta numero 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Allora, beh, io da quello che vedo ti dico, sicuramente lui l'interesse ce l'ha. Il problema è che sei tu che forse hai dei dubbi e delle incertezze, perché mi esce la carta e devi schiarirti le idee, quindi una situazione in cui devi aspettare senza avere fretta. Martina vuole sapere se con Daniele vedrà un futuro insieme.
La invitiamo a darci il numero della carta. Ok, quindi attendiamo. Letizia Raul per un ritorno, numero 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Dai, io ti dico sì perché mi esce la carta che non c'è nulla da temere, quindi sicuramente torna. Eccola qua, ci ha mandato il numero, la carta numero 9. Scusami, la domanda, era, la domanda dimentico, era, grazie. Martina e Daniele, un futuro insieme. Ok. Non ha donato, vero? Sì, sì. Ah, ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Allora, io da quello che vedo ti dico, sicuramente sì. C'è una situazione di avvicinamento, stai iniziando un nuovo percorso, vivi questo percorso con serenità, perché tu hai bisogno infatti di stabilità. C'è una situazione di cambiamento e c'è una situazione in cui tutto può accadere per una ragione, quindi sicuramente è una situazione che va a rimettersi in piedi in positivo. Il nostro amico Usarracino, che ha donato, vuole sapere se Benedetto e Serena avranno una storia d'amore con la carta numero 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi, per adesso ti dico no. Non ce l'ho imminente una storia d'amore con lei. Cristian e Sara per il loro futuro assieme, numero 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Provaci senza avere paura, quindi ti dico, sicuramente c'è l'opportunità di un futuro insieme, ma dovete usare. Ricordiamo a tutti che con una donazione avranno la precedenza e una stesura più ampia. E quindi andiamo avanti con Maria Daniela, che vuole sapere se si fidanzerà con Calogero, numero 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 9. Beh, cerca di capire che cosa desideri veramente, perché forse non sai, non hai le idee molto chiare né tu né lui. Benedetto e Serena, se ci sarà una storia d'amore, numero 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Beh, devi essere fiduciosa e favorevole, perché ho i venti favorevoli vicini, quindi sicuramente sì. Invitiamo Freddy, che ha donato, lo ringraziamo, a darci un numero. Intanto Sasà vuole sapere se Simona ritorna con la carta numero 7, ha donato anche lui. Ok, grazie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Allora, da quello che vedo ti dico, c'è una situazione di gelosia, c'è una situazione di pensiero, quindi lei il pensiero rivolto verso di te ce l'ha, e c'è una situazione in cui ti osserva, come se ti spiasse e ti controllasse. Sicuramente c'è il parlare, quindi un chiarire una situazione che porta alla realizzazione e all'allegrezza al cuore, quindi dico sicuramente c'è il ritorno. Ringraziamo Valentina, che ha donato con la carta numero 9, vuole sapere se Angelo gli scriverà e gli parlerà in privato. Che numero di che carta? 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Allora, ci sono delle comunicazioni, ti dico sì, da quello che vedo ti dico molto probabilmente, però voi avete dei contatti lavorativi, quindi queste comunicazioni possono essere anche lavorative, però lui ce l'ha un interesse verso di te perché mi esce l'innamorato, quindi ti dico sicuramente, cioè, è una situazione che va a crescere, quindi ti scriverà anche in privato prima o poi. Il nostro amico Freddy ci ha dato il numero e vuole sapere con la carta numero 7 se rincontra Roberto. 1, 2, 3. Ha donato. Ah, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allora, da quello che vedo ti dico, c'ho la fine della situazione difficile perché c'è la morte, quindi un cambiamento, una rinascita. E c'è una situazione di affermazione, c'è una situazione di blocco, quindi questo fermo che non vi vedete, che vi porta però sicuramente alla ripresa, perché la morte è la fine di una situazione e il nuovo inizio, quindi ti dico sicuramente lo rincontri. Invitiamo tutti a darci dei cuori rossi per raggiungere l'obiettivo, manca pochissimo, donateci per raggiungere l'obiettivo.
Anna De Filippo chiede se Sandro tornerà perché l'ha lasciata dopo un brutto litigio. Carta numero 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. È una persona un po' infantile, quindi ti dico molto probabilmente non adesso. E Maya Gred chiede cosa vuole Ambra da lei, numero 5. 1, 2, 3, 4 e 5. C'è una situazione di parole, c'è cioè un confronto, come se volesse chiarire un qualcosa che è rimasto sospeso, molto probabilmente. Ringraziamo Aritede che ha appena donato. Grazie. E vuole sapere se Luigi tornerà da Maria Antonietta con la carta numero 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Allora, intanto mi escono messaggi, eventi positivi a breve, novità e comunicazioni, quindi già ci sono dei contatti e mi esce anche la lettera, quindi sicuramente ti dico ci sono dei contatti da parte sua e mi esce l'innamorato vicino alla fortuna. Quindi ti dico sicuramente c'è una situazione di recupero di questo rapporto, quindi ritorna di certo. Freddy, numero 7, si rincontra Roberto. L'abbiamo appena fatto, ah, prima. Oddio, scusami. Eleonora, numero 9, senza domanda. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Allora, c'è un incontro, c'è una conversazione e un colloquio, quindi se è un colloquio lavorativo è positivo, se è un incontro è positivo lo stesso. Intanto che aspettiamo qualche donazione per raggiungere il nostro obiettivo, manca veramente pochissimo, vogliamo ricordare i nostri numeri 0773 49 35 35 e vi ricordiamo che siamo aperti tutti i giorni dalle 7 del mattino alle 2 di notte, compresi il sabato e la domenica. E i nuovi clienti, chi non ha mai usufruito del consulto gratuito, ha 10 minuti a sua disposizione per fare un consulto, quindi approfittatene. Per chi è già cliente ci sono tante promozioni e tanti pacchetti, basta visitare il nostro sito che è Cartomanti Europei. Perfetto, ringraziamo Ana e ringraziamo anche il nostro amico che ci ha appena donato. Aspettiamo Gentian Xani i vostri numeri per darvi una risposta. Cuori rossi ragazzi, cuori rossi, manca uno. A Marina chiede se la contatterà a breve, numero 6. Non si sa chi? No. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beh, da quello che vedo ti dico no, c'ho la chiusura dei rapporti, quindi ti dico a breve non ti contatta, chiunque essa sia. Ana, che ha appena donato, la ringraziamo. Grazie. Senza domanda, vuole la carta numero 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Allora, c'è una situazione, sicuramente mi esce il cane, quindi una situazione di onestà, positività, nonostante ci sia una situazione di restrittezze. Non so che domanda hai fatto, però per quanto riguarda una situazione, io ho i pochi soldi, è come se tu stai attraversando un periodo brutto in cui hai fatto un investimento forse sbagliato, però poi c'ho gli eventi favorevoli, quindi di nuovo i denari vicino alle soddisfazioni, quindi come se tu stai attraversando un periodo negativo ma che va a migliorare. Lo stesso può valere anche per una situazione sentimentale, perché mi esce anche l'innamorato e la casa, quindi come se ci fosse un cambiamento a livello sentimentale e una situazione di stabilità di coppia. In tutti e due i casi è finito per te il periodo negativo e sta iniziando un periodo positivo. Perfetto, il nostro amico che ha donato Gent Anziani ci ha dato due numeri purtroppo, l'8 e il 7, quindi lo invitiamo a scegliere tra uno dei due. Nel frattempo, senza domanda? Senza domanda. Ok, se hai una piccola domanda così diamo una risposta più diretta, perché nelle carte più è diretta la domanda più è diretta la risposta, perché senza domanda solo con numero è un po' vaga, non avrete una risposta esauriente. Ribelle numero 9 chiede se lui ritorna a breve. Ok, carta numero? 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Beh, io ho la sofferenza e il dispiacere, ti dico probabilmente no. Allora, faccio vedere. Ringraziamo Trixie che ha appena donato, aspettiamo il suo numero. Ok, grazie intanto.
Enza chiede se ci sarà un ritorno di Girolamo, numero 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Sicuramente devi attendere, perché sta riflettendo, sta valutando, è molto combattuto. Trixie ci ha dato il numero e vuole sapere la carta numero 8, e lei è del 2000, 24-8-2000. Che vuole sapere? Niente. Non ci fa la domanda. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allora, a me mi escono le aspettative che portano ritardo, una situazione di trame oscure, di insidie, quindi come se tu stai facendo un percorso difficile, ostacolato molto probabilmente da qualcosa che ti ha fatto soffrire. Però poi c'ho eventi favorevoli, c'ho le buone notizie e c'ho una situazione di cambiamento. Quindi molto probabilmente, qualsiasi sia la domanda o il pensiero che hai fatto, è come se ci fosse la fine di questo periodo negativo e c'è una nuova rinascita per te, quindi una situazione che va a migliorare. Finalmente Gentaxiani ci ha dato il numero, okay. Ha scelto il numero 8, senza domanda anche lui, ha donato, lo ringrazio. Grazie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beh, sicuramente mi esce l'innamorata, mi esce la fortuna, il successo, il trionfo, mi esce una situazione di dialogo e conversazione e mi esce un'unione. Quindi una situazione molto sofferta, perché mi esce l'ammalato, quindi una situazione in cui ci sono state forse delle sofferenze in questo, da quello che vedo molto probabilmente è una situazione sentimentale, ci sono state delle sofferenze, delle insicurezze, dei contrasti, ma che molto probabilmente con la fortuna, il successo e il trionfo va a annullare tutto e va a migliorare. Ci siamo quasi, ragazzi, manca un cuore, aiutateci a raggiungere l'obiettivo. Ringraziamo Roberta e Gina che ci hanno appena donato, aspettiamo il loro numero. Mandateci i numeri. Clara chiede: la mia amica è sincera o ho sbagliato a dargli una seconda possibilità? Numero 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Beh, già ti ha fatto soffrire una volta, ho dei dubbi che sia sincera. Lucia chiede: mia figlia è fidanzata da 4 anni e 8 mesi, ma lui è in Germania per lavoro. Scenderà? Carta numero 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma eventi favorevoli, una situazione di serenità, ti dicono probabilmente a breve avranno un incontro questi ragazzi. Roberta Milani che ha donato, aspettiamo il tuo numero, la carta da 1 a 9, così ti rispondiamo. Emanuela chiede se l'udienza andrà bene, numero 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ma c'ho una situazione positiva, che direi sì, ma non come tu ti aspetti. Ringraziamo Dori che ha appena donato, aspettiamo anche il suo numero. Mi raccomando, i numeri da 1 a 9, non numeri doppi. Alessandra per un nuovo amore, numero 5. 1, 2, 3, 4, 5. Non è il momento questo. Devi attendere ancora un po'. Antonella numero 9 per un ritorno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Allora, c'è un cambiamento di posizione, c'è una situazione di spostamenti, quindi ti direi sì, c'è un ritorno. Gina che ha donato vuole sapere se c'è un vero amore con la carta numero 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allora, sicuramente esci da una situazione di sconfitta e di delusione, quindi da quello che vedo una situazione di rinascita per te. Un nuovo amore arriva, ma non è immediato, c'ho le aspettative che portano ritardo, quindi devi attendere ancora qualche mese, tesoro. Però sicuramente arriva, ecco, arriva un gran signore, quindi una persona seria, affidabile, una persona che ti dà un senso di protezione. Ringraziamo Dorella che ha donato, vuole sapere tra lei e Lorenzo, vuole sapere se Lorenzo ritorna con la carta numero 8. Ok, grazie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Allora, da quello che vedo ti dico, sicuramente ritorna, perché vedo una situazione in cui c'è da parte sua il rimpianto
per gli errori che ha fatto, però non è cambiato. Quindi tu sei veramente sicura che vuoi che torna questa persona? Perché a me mi piace come se ti ha portato tanta sofferenza, tanto malessere, però torna. Sta a te decidere se aprirgli o no la porta. Ringraziamo Alessandro che ha donato. Grazie. E vuole sapere se Federica ha voglia di fare una famiglia con lui, con la carta numero 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Beh, guarda, queste carte si commentano da solo. L'innamorata, l'unione, il legame e il matrimonio vicino alla fortuna. Quindi ti dico sicuramente sì, ha voglia di costruire qualcosa di stabile. Il problema è che non si fida di te perché c'è il gatto, quindi forse devi dargli delle certezze. Trixie, che ha donato un'altra volta. Grazie. Vuole sapere se andrà bene per suo marito con la carta numero 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ma c'ho una situazione di eventi favorevoli. C'ho la realizzazione, quindi ti dico sicuramente, qualsiasi cosa sia per suo marito, ti dico sicuramente sì. Bene. Gioia chiede se lo rivedrà, numero 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ma io da quello che io ti dico, c'è una situazione di inimicizia, è molto arrabbiata sta persona, ho dei dubbi che la rivedi, almeno in un tempo breve. Manca poco, ragazzi, abbiamo rimesso l'obiettivo, aiutateci a raggiungerlo. Francesca Mariello chiede, posso fidarmi di Antonio, numero 5? 1, 2, 3, 4, 5. Da quello che vedo ti dico, a me mi esce con la felicità perduta, con conflitti e dispiacere, forse ti ha già deluso Antonio, quindi ho dei dubbi che possa più fidarti di voi. Annalia, si incontrerà presto Giovanni, numero 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sicuramente sì, da quello che vedo ti dico sì, ci sta pensando anche lui a una situazione di incontro. Ringraziamo Gina che ci ha donato una rosa, aspettiamo il suo numero. Intanto Salvatore vuole sapere se... No, il numero 17, vuole sapere se Salvatore lo vuole e ci metteremo insieme. Numero con la carta 17, numero... No, lui si chiama numero 17, ah, okay, scusa. Vuole la carta numero 7 per sapere okay. Se Salvatore si metteranno insieme. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allora, da quello che vedo ti dico, è un rapporto molto abilmente tormentato. Tu sei molto delusa da qualcosa che lui ha detto e ha fatto. Mi esce un uomo adulto che dorme nella culla, la morte vicino al fuoco, dei dubbi che vi mettete insieme, ho veramente seri dubbi, ti direi più no che sì. Ringraziamo Gina che ha donato di nuovo e la invitiamo a farci un'altra domanda con un altro numero. Gabri per la salute numero 6. Non possiamo rispondere alle 6 domande sulla salute. Gina per il vero amore numero 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Notizie e comunicazioni favorevoli, quindi dico sicuramente arriva il vero amore. Antonietta chiede, resterà con me numero 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Beh, la riuscita dell'impresa, la gioia e la serenità, ti dirò sì. Michela chiede, tornerà Renato da lei numero 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. C'è un cambiamento, ti dico sì. Molto probabilmente sì. Mi raccomando, aiutateci a raggiungere i nostri obiettivi e vi ricordo i numeri 0773 49 35 35. La nostra amica finalmente ci ha dato il numero, che ha donato, voleva sapere se il suo ex vuole ritornare con lei o è finita per sempre, con la carta numero 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Allora, c'è una situazione di ritorno, c'è una situazione dell'innamorato vicino alla casa, quindi sicuramente ti dico sì, e c'è il cane è una persona vera, sincera, nel momento in cui torna, fidati perché ha capito molto probabilmente i suoi errori.
Boss chiede se ritornerà, numero 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. C'è una situazione di giudizio, quindi ho dei dubbi, come se si fosse sentito un po' giudicato. Michela chiede se Renato ritornerà, numero 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. È un passo un po' azzardato, quindi ti dico molto probabilmente ho dei dubbi che torna. Rosa Scala chiede se tornerà Salvatore da lei, numero 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Beh, sicuramente c'è una situazione di avvicinamento, ti direi sì. Cinzia Cavazzini, carta numero 5. Senza domanda. 1, 2, 3, 4 e 5. Avversità, persone infide, vicino a te, falsità. La truffa, quindi sii prudente, perché mi esce una situazione di inganno per te. Le carte da 1 a 9, Imen, se vuoi sapere se riuscirai, una carta da 1 a 9, la 10 non va bene. Roberta, numero 7, se arriverà la fortuna economica. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. C'è una situazione di attesa, non subito. Imen ha scelto la carta numero 9 e vuole sapere se riuscirà ad entrare come infermiere. Ha donato lei? No, no. 1, 2, senza donazione. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Beh, c'è una situazione di riuscita, di successo e di trionfo, ti dico sì. Rispondiamo a Valentina, se vuole sapere che se tornerà insieme alla sua ex, numero 9 anche lei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Beh, sicuramente è una persona seria e affidabile, quindi ti dico molto probabilmente sì, ma non adesso. Ringraziamo Letizia che ha appena donato, vuole sapere con la carta numero 9 sull'amore. Grazie Letizia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Allora, c'è una persona molto probabilmente più giovane di te che ti ha creato sofferenza perché mi esci con dispiacere, però poi mi esce, nonostante la sconfitta, mi esce una situazione di cambiamento di posizione e una situazione di cupido, quindi ti dico sicuramente arriva l'amore, quindi arriva una situazione di ritorno. Ok, andiamo avanti. Federica chiede se ci sarà un riavvicinamento con Salvatore, tra Salvatore e tra me, vabbè, con beh. Salvatore, numero 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Da quello che vedo ti dico non adesso, c'ho la disgrazia, quindi un ritorno per adesso ti dico no. Tommaso per l'amore, numero 3. 1, 2 e 3. C'è una situazione di insidie, quindi degli ostacoli che vai ad incontrare nel tuo percorso. Io vorrei sapere se sei rossa veramente di capelli. No, devi donare però, Diego. Federica vuole sapere se ci sarà un riavvicinamento con il suo Salvatore con la carta numero 9. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Beh, c'è una situazione di incontro, di conversazione, di appuntamento, quindi ti dico molto probabilmente avete delle cose da chiarire, ma ti dico sì. Dai, facciamo l'ultima donazione. Chi fa l'ultima donazione avrà la stesura di Morgana. Vediamo se qualcuno ci aiuta a raggiungere l'obiettivo. Nel frattempo, Sasi Corda vuole sapere di Salvatore con la carta numero 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. C'è una situazione di successo e trionfo e di riuscita, quindi sicuramente è una carta molto positiva. Eccola qui, l'ultima donazione. Grazie. Vediamo se ci dà anche il numero, Nicole. Nel frattempo
Rispondiamo a Tommaso per l'amore con la carta numero 3. 1, 2 e 3. C'è una situazione ambigua, poco chiara, quindi una situazione che devi chiarire. Eccola qui, però Nicole, la carta numero 10 non va bene, da 1 a 9, così Morgana ti fa l'ultima assessore. Anche Gaia ha appena donato, vediamo un pochino chi ci risponde per prima. Nicole numero 8. Nicole numero 8. Ha donato, giusto? Lei ha donato, sì. E qual è la domanda? In realtà non ce l'ha fatta una domanda specifica. 6, 7, 8, ok. Mi esce una situazione di realizzazione di eventi favorevoli. Nonostante minacce gli ostacoli, però tu mi esci determinata, temeraria, con una situazione di successo. Quindi qualunque sia la tua domanda, ti dico è una situazione sicuramente affermativa. Rispondiamo come ultima anche a Gaia, che ha appena donato, prima di chiudere, e vuole sapere con Gianluca se la riscriverà con la carta numero 5. 1, 2, 3, 4, 5... Da quello che vedo ti dico, molto probabilmente c'è una situazione di contatti, ma non è immediata. Ok? Salutiamo tutti. Per oggi abbiamo finito, vi aspettiamo alla prossima. Un saluto, ciao, un bacio. Per chi volesse parlare con me, sono domani in turno.